Pace e bene a tutti. Oggi, 9 agosto, ricordiamo Santa Benedetta della Croce. Ascoltiamo. Edith Stein, questo è il suo nome di battesimo, nacque il 12 ottobre 1891. Ultima di sette fratelli di un'agiata famiglia ebrea, ha percorso con successo il ciclo di studi, occupandosi soprattutto di psicologia e di ricerca filosofica nell'università della sua città natale, e poi in quelle di Gottinga e di Friburgo, come allieva prima e assistente poi del celebre filosofo Edmund Husserl. Il pensiero di Dio, che un tempo neppure la sfiorava, cominciò a insinuarsi prepotentemente nella sua vita, sulla spinta anche di alcuni avvenimenti. Nella Prima Guerra Mondiale moriva un professore che lei stimava molto. Fu un grande dolore per tutti, soprattutto per la moglie, la quale, anziché crollare sotto il peso di quel dramma, trovò nel rapporto con Dio la forza di iniziare una nuova vita. Edith ne fu profondamente colpita. La ricerca della verità la condusse verso la verità di Dio. Nel 1921 il cammino di avvicinamento giungeva alla conclusione attraverso l'autobiografia di Santa Teresa d'Avila, che la spinse il giorno di Capodanno del 1922 a ricevere il battesimo. La sua scelta di farsi cattolica la mise in contrasto con la madre, che era molto legata alla religione ebraica. L'avanzata del nazismo, che aveva già cominciato a discriminare gli ebrei, costringendoli a lasciare insegnamento, accelerò un proposito che la Stein aveva già maturato, quello di dedicarsi alla vita contemplativa. E così, lasciandosi alle spalle una prestigiosa carriera, entrò nel Carmelo di Colonia, con il nome di Teresa Benedetta della Croce. L'odio contro gli ebrei, intanto, divampava in Germania. La presenza di Edith, pur sempre ebrea, nonostante la conversione al cristianesimo, nel Carmelo di Colonia, costituiva un pericolo per le sue consorelle. Si trasferì allora in Olanda, nel Carmelo di Echt, dove si dedicò allo studio della figura e dell'opera di San Giovanni della Croce, grande riformatore, assieme a Santa Teresa d'Avila, della vita carmelitana. Nel 1940 i tedeschi invasero l'Olanda. L'odio contro gli ebrei cominciò a mietere vittime anche lì. Edith dovette appuntare sull'abito monastico la stella gialla che la segnalava come ebrea. E non fu l'unica delle umiliazioni. Il 2 agosto 1942 i tedeschi irruppero nel Carmelo, prelevarono Edith, assieme alla sorella Rosa, fattasi anche lei carmelitana, e le avviarono al campo di raccolta di Westerbork, da dove il 7 agosto venne deportata ad Auschwitz. Lì, in uno dei lager più tristemente noti per la crudeltà dell'uomo, un paio di giorni dopo finiva assieme alle altre compagne di sventura nelle camere a gas e poi nel forno crematorio. Santa Benedetta della Croce, conosciuta anche con il suo nome Edith Stein, è stata veramente una grande donna di fede, ma anche una grande donna di scienza, nota soprattutto per i suoi studi che hanno riguardato la filosofia, in particolare per quanto riguarda il tema dell'empatia. Oggi voglio ricordare a voi una frase che ci ha donato la sua ricerca, più che filosofica, spirituale. L'essenziale, ci dice, è solo che ogni giorno si trovi anzitutto un angolo tranquillo in cui avere un contatto con Dio, come se non ci fosse nient'altro al mondo. Ecco un piccolo segreto che ci regala questa sorella nella fede, che ha dovuto forse faticare molto per cercare quotidianamente un angolo così tranquillo proprio nel campo di concentramento di Auschwitz, dove ha trovato la morte. Allora, se lei ci è riuscita in questo contesto così difficile, perché non provare anche noi nei contesti di ogni giorno? Ecco, troviamoci un piccolo momento da dedicare solo al Signore, rilassandoci, chiudendo gli occhi e pensando veramente solo a Lui, come se non esistesse nient'altro al mondo.